Paolo attivissimo, se uno lo dovesse cercare attraverso Wikipedia o Wikipedia, è uno scrittore e giornalista informatico, conduttore della trasmissione Il Disinformatico della RSI, autore di 10 libri di informatica. Insomma, è uno premio macchia nera, è una macchia nera il fatto che c'è una macchia nera rispetto al premio, il fatto che l'abbiano dato a lui, secondo me, per il miglior blog tecnico divulgativo di lingua italiana, consulente di RSI, Mediaset e Rai e conferenziere su nuove tecnologie. Una volta parlò anche del sottoscritto, pensate quale scomodo, si è preso un nome di così blasone per dire ma chi? L'amico de Mazzucco, de Blondé. Poi ha detto ma l'avete mai visto? C'ha anche i tatuaggi, cioè si spiega tutto. Paolo attivissimo ce l'ha piccolo, il senso dell'humor, il senso degli humor, che avete capito. Mentre Massimo Mazzucco, che è un maestro, lo ha praticamente fissato in questo film dove lo incastra in modo inequivocabile. Oggi è giovedì, il tripudio, la folla dell'anfiteatro Flavio, del Colosseo in piedi, entra Massimo Decimo Mazzucco. Massimo! Non c'è! Sì, che ci sono. Con sta presentazione non c'è, ma scherziamo. Buongiorno. No, aspettavo la fine della musica, però grande. Aspetto d'entrata, no? No, pensavo che eccomi, sono io. Caro Massimo, allora, buongiorno. Buongiorno, tra l'altro ho fatto una scoperta, Davide, in questo momento, mi sono collegato a Radio Yes e ho visto che ti vedo in diretta sul live stream. Hai visto che differenza c'è tra me e Giorgio? Guarda. Bello grosso, tra l'altro. Hai capito, attivissimo, che conviene. Hai capito che attivissimo che fa? Non so se gli conviene, ma no, perché un'occhiata, ma prima no. Di attaccarti. Ciao, ciao, vi vedo tutte e due, bellissima sta storia. No, perché poi quelli piccoli sono cattivi. Anche lì c'è una legge universale, quelli grandi sono buoni, quelli piccoli sono cattivi. Se fosse vero il contrario sarebbe. Ascolta Massimo, l'ho sentito ieri in gran mi piace perché Massimo, davvero, c'è Frank Nicotra che mi dice... Io sono innamorato di questa persona, dico lo dovresti conoscere, perché Massimo è uno che sta dietro al suo lavoro. Ieri mi ha chiamato sempre con l'amichevole composta discrezione, però mi ha detto una cosa che non mi ha fatto quasi dormire. Perché? Perché Paolo attivissimo ha cercato negli anni, scientemente, aiutato dagli apparati cosiddetti istituzionali, di smontare i cosiddetti complottisti, i controinformatori. Noi in primavera prepareremo la settimana, la prima vera, giocando sul nome della stagione, la prima vera settimana dell'informazione. Hanno detto al comune, ma questi sono i controinformatori? No, questa non è controinformazione, questa è informazione. Paolo attivissimo ha smontato tutti quei bagliori di proselitismo scientifico, giornalistico, di ricerca, che si è fatto rispetto al lavoro di quelli come Massimo Mazzucco. Ma guarda che questi sono cospiratori, complottisti, le grandi bufale, e hanno cercato di smontare, senza mai riuscirci, queste teorie. Massimo Mazzucco gli ha fatto il pacchetto, il regalino, e noi, Massimo, innanzitutto ti chiedo di presentare al pubblico della radio cos'è quest'ultimo film, il titolo e di cosa parla. Sì, dai, il film è una parola un po' grande, è un video montaggio che ho fatto di 30 minuti, che sarà, sto caricandolo in questo momento su YouTube, sarà pronto sul mio sito fra mezz'ora, 45 minuti circa, del quale tu hai visto degli anticipi che ti ho mandato ieri, sì. Nel quale appunto faccio la raccolta, praticamente mi sono messo lì di santa pazienza e mi sono guardato tutte le conferenze che attivissimo ha fatto in tutti questi anni in diversi luoghi d'Italia e anche nel Canton Ticino, dove lui faceva le conferenze sull'11 settembre. E così ho raccolto una caterva di, chiamiamole primizie per l'educazione, che sono al limite del comico, per cui ho fatto un video anche abbastanza così, cercando di stare leggero sul divertente, cioè pur rivelando cose importanti, cioè faccio vedere come queste persone, CICAP in generale e Paolo attivissimo, degno rappresentante di loro in particolare, usino proprio sempre queste tre o quattro tecniche che sono sempre le stesse e che funzionano, ma funzionano ovviamente solamente con un pubblico relativamente, diciamo, poco intelligente o poco attento, comunque, nel senso che è gente che vuole comunque sentirsi dire che tutto va bene, che gli UFO non ci sono, che i campi di grano non ci sono problemi, che l'11 settembre l'hanno fatto i cattivi islamici, per cui loro possono stare tranquilli. Quindi è già gente che è predisposta. Quindi a questa gente sparano delle fregnacce mostruose, se le metti tutte insieme ti viene fuori un video come quello che ho fatto io oggi,
che ritengo sia divertente da una parte, sia anche molto informativo dall'altra. Noi ci fermiamo qui perché c'è la prima pausa pubblicitaria. Subito dopo, di ritorno, noi mandiamo il contributo filmato che Massimo ci ha dato, lo bloccheremo e Massimo ci racconterà queste perle. E credetemi, era forse la tessera che mancava per completare il mosaico. Così di fronte a questo si capisce chi è, chi sono i cacciatori di verità e chi sono quelli che invece vanno in giro a vendere bufale. Rimanete con noi.